Cosa pensate del progetto di ridimensionamento che è stato proposto per l'ospedale Ceccarini dalla ASL Romagna? Noi crediamo che l'ospedale Ceccarini, oltre a rappresentare un simbolo per la città, e voglio ricordare il fatto che la comunità riccionese si è sviluppata tutta in seno all'apertura dell'all'epoca sanatorio, credo si possa definire, e quindi è un luogo simbolo, è un luogo che porta anche il nome, che ha dato il nome al viale simbolo principale della città. Voglio ricordare che nel gennaio scorso il Movimento 5 Stelle fu il primo a sollevare in Consiglio Comunale e attenzionare chiaramente alla cittadinanza quello che era un ragionamento che stava incominciando a partire con l'USL relativo al riordino ed eventuale depotenziamento della struttura. Noi crediamo che quello sia un elemento imprescindibile per la città di Riccione. L'ospedale Ceccarini non deve assolutamente essere oggetto di depotenziamento, deve mantenere le sue eccellenze, qui parlo della chirurgia toracica, perché non possiamo assolutamente fare un passo indietro da quel punto di vista lì. E noi avevamo proposto, quando ci fu l'idea così di depotenziare la rianimazione o la terapia intensiva, quella di addirittura restituire un direttore di reparto specifico, perché quello poteva essere un primo segnale, un primo passo verso un depotenziamento della struttura. Per quanto riguarda l'ospedale, noi abbiamo anche inserito nel programma un'iniziativa che va verso la prossimità relativa ai cittadini. Si parla spesso di nuovi parcheggi, di congestione di traffico, di difficoltà a raggiungere la struttura, e noi riteniamo invece che certi servizi di base, come potrebbe essere un punto prelievi piuttosto che medicazioni leggere che potrebbero essere svolte non all'interno del pronto soccorso, invece potrebbero essere dislocate in locali dell'USL, magari nei quartieri più lontani. Qui siamo a San Lorenzo, potremmo creare una struttura del genere qua, come piuttosto in zona Fontanelle. Questo andrebbe incontro a due esigenze. Uno, quella di risolvere il problema del traffico in centro. Due, quella di dare un servizio di prossimità, di vicinanza alle persone che hanno difficoltà, per esempio, a muoversi. Crediamo che sia una soluzione che i cittadini gradiranno, e soprattutto lo gradiranno le persone che sono in difficoltà, come dicevo prima, a raggiungere la struttura.